Ho preparato un seminario che mi costerà l'accusa di essere un kefir, un deviato e chi più ne ha più ne metta. È un seminario rivolto a musulmani o a, diciamo, gente che sta per convertirsi, di tutti i livelli di preparazione, sia persone che sono agli inizi del loro percorso di approfondimento della fede, sia per persone che sono anche un po' più navigate, perché è un seminario in cui andiamo a parlare, a sviscerare uno dei temi che abbiamo affrontato nel seminario sulla rinascita della Umma, ovvero il fatto che una delle più grandi cause dell'arretramento e del regresso della Umma è appunto il pensiero islamico e la comprensione distorta della religione, che è diffusa sia tra le persone ignoranti che purtroppo attaccano la religione un sacco di superstizioni, ma, e questa è la cosa che secondo me creerà più problemi in seguito a questo seminario, l'altro problema è che purtroppo tanti religiosi e sedicenti praticanti sono una delle cause più importanti del regresso, dell'arretramento della Umma, della nostra Umma oggi. Ne ho parlato senza mezzi termini, analizzando in maniera metodica e specifica l'argomento e fornendo anche, senza star solo sul teorico, fornendo anche degli strumenti pratici per imparare a scegliere i sapienti da seguire, per imparare a migliorare dal punto di vista della propria formazione religiosa in maniera consapevole, senza intraprendere o incappare inconsapevolmente in delle fonti che ci formano un'idea di religione, diciamo, errata, sbagliata e distorta, ecco. Purtroppo so che questo seminario mi costerà diverse accuse di deviazione, tekfir, eccetera, eccetera. Purtroppo c'è sempre una parte di persone che, diciamo, oltre, invece che affrontare con le idee e gli argomenti, affrontano con gli insulti e gli attacchi. E detto questo, questo seminario sarà pronto, è già pronto, l'ho già registrato, adesso i ragazzi del montaggio lo stanno sistemando, sarà pronto a giorni, inshallah. Se sei già iscritto alla newsletter, lo riceverai comodamente nella tua mail, tieni d'occhio la mail nei prossimi giorni, controlla anche lo spam e la posta indesiderata. Se non sei iscritto alla newsletter, basta che vai nel link in bio o in descrizione, adesso in base a dove stai guardando questo video, e lì troverai il link per iscriverti alla newsletter, e da lì riceverai tutte le informazioni nei prossimi giorni, inshallah, oltre a tutta una serie di regali tipo Omar ibn al-Khattab, la serie Omar ibn al-Khattab tradotta e così via. Spero che vi piacerà, fatemi sapere cosa ne pensate e a presto, inshallah. Assalamu alaikum.